nonostante la stagione sia partita in ritardo, la montagna ha registrato un boom di presenze. Sì, fortunatamente sì. La neve è arrivata verso il 20 di gennaio, è durata per un mese e mezzo, quindi non è andata male. E boom inaspettato di presenze. Cioè, inaspettato non tanto, perché noi che abbiamo investito ci puntavamo. 15.000 presenze di primi passaggi, noi al Monte Catria, ma anche nelle altre montagne è andata benissimo. I nostri amici vicini del Nerone, ma anche giù nel Maceratese. E prevalentemente il turismo è Morghi Fuggi giornaliero? No, il dato veramente entusiasmante è proprio questo, che grazie agli investimenti della regione nel pubblico e noi imprenditori privati abbiamo trasformato un turismo del giornaliero, praticamente pendolare, in un turismo di 2-3 giorni, quindi con presenze che si sono fermate nel nostro territorio. Abbiamo riempito tutti i bed and breakfast, non avevamo più posto, non siamo riusciti a far dormire nel nostro territorio tutti quelli che lo volevano. Chi o che cosa contribuisce a questo successo? Investimenti, solo investimenti. Cioè, oggi la gente è molto esigente, le mezze cose non funzionano più. Le cose se si fanno bisogna fare degli investimenti importanti, bisogna seguirli, i servizi soprattutto, perché gli investimenti vengono fatti dal pubblico o dal privato, chiaramente maggiormente dal pubblico, perché le nostre strutture sono molto costose e quindi la regione, grazie alla regione, ha creduto nel passato nel rimodernamento delle nostre montagne, noi del Monte Catria ma anche tutte le altre montagne hanno beneficiato di questi investimenti della regione, e soprattutto il pubblico e il privato, scusate. Il privato ha investito con soldi propri e soprattutto nei servizi. Bisogna dare i servizi ai turisti che arrivano, perché altrimenti il turista non viene. Quali sono le sfide per il futuro? Nuovi investimenti. Bisogna fare in modo che questo turismo, che oggi è passato dal turismo giornaliero al turismo di 2-3 giorni, faccia un altro salto importante, che è quello di passare dal turismo dei 2-3 mesi stagionale a un turismo da 365 giorni. Quindi investimenti per l'estate, importantissimo, quindi dotare le nostre montagne di tutte le strutture che servono per l'estate, come avviene al nord, e vuol dire bike park, vuol dire mettere a posto i sentieri, attrazioni ludiche per le famiglie, quindi il kinder come il nostro, che lo abbiamo già, vuol dire parchi avventura, il glamping, che è una novità che sta andando tantissimo, quindi turismo in tenda ma supportato da servizi. È importante secondo lei puntare sul binomio mare-montagna? È fondamentale, e il mare si è già accorto di questo. Non a caso già sono anni che, due o tre, che abbiamo iniziato a collaborare. Il turista, come una volta che veniva 10 giorni al mare e si fermava sotto l'ombrello, non esiste più. Il turista vuole fare esperienze, vuole visitare il territorio dove va, e su questo noi siamo vincenti. Spesso alle fiere, quando noi andiamo alle fiere, i stakeholder non credono che a distanza di 50 km abbiamo tutta questa cosa. Quindi spostandoci nell'entroterra ci sono i borghi, c'è il turismo del religioso, enogastronomico, i teatri, la cultura, urbino, cioè abbiamo di tutto. L'importante è metterlo in rete e collaborare.